bacio contro le divisioni. È una particolare forma di protesta quella realizzata dal settimanale Time Out di Tel Aviv per esprimere contrarietà alla decisione del Ministero di Istruzione di Israele di rimuovere dalla lista dei libri consigliati per i programmi scolastici dei licei Border Life di Dorit Rabinian. Il romanzo racconta una relazione tra una ricercatrice israeliana e un pittore palestinese. Le sei coppie ritratte nel video sono composte da arabi ed ebrei e si scambiano baci ed effusioni. Si tratta di fidanzati, di amici e in alcuni casi di perfetti sconosciuti. Il messaggio conclusivo del filmato invita alla pace tra i due popoli. Ebrei ed arabi rifiutano di essere nemici, appare scritto nel filmato. L'iniziativa, evidenzia Time Out Tel Aviv, vuole sottolineare l'intenzione di continuare a credere che le persone siano prima di tutto esseri umani, al di là della religione o della nazione scelta da loro o dai loro genitori.